Lady Gaga, abito rosa e ciondolo speciale per ricordare Sonia. Dopo aver procrastinato le date europee del Joanne World Tour, Lady Gaga ha detto di volersi prendere una piccola pausa di guarigione dalla musica per dedicarsi a se stessa e a stare meglio. Da quando le hanno diagnosticato la fibromialgia, una malattia cronica che provoca dolori lancinanti, la pop star soffre tanto da non riuscire ad esibirsi. Accanto a lei c'è il fidanzato, Christian Carino, e il ricordo di un'amica che l'ha aiutata nei momenti difficili. Lady Gaga ricorda una buona amica. La sua battaglia contro le malattie le fa onore. Dopo aver sollevato l'attenzione mediatica sulla sua fibromialgia, Stefani Germanotta alza di nuovo la voce per richiamare l'attenzione dei fan sulla piaga del cancro al seno, che si è portato via una delle persone più importanti della sua vita. Si chiamava Sonia Durham e l'ha aiutata a costruire il suo impero House of Gaga. Quando era giù di morale, Sonia era lì per lei, sempre pronta a sostenerla e riportarla sull'obiettivo. In occasione del suo compleanno, Gaga le ha dedicato Grigio Girls, la canzone del 2016 che ha composto per lei. Non passa giorno in cui io non senta la tua mancanza, scrive la pop star di Joanne, accompagnando un messaggio sulla sensibilizzazione al tema del cancro al seno su Instagram. Post che in poche ore hanno collezionato oltre 500.000 likes. Sonia si è spenta dopo 5 anni di lotta senza frontiere contro un male incurabile come il tumore, che lentamente si era esteso dal seno fino al cervello e ai polmoni. Quest'anno al Coachella Lady Gaga ha dimostrato che sogna e rimane sempre nei suoi pensieri più profondi. Per omaggiare il suo ricordo, le ha dedicato il Life the Edge of Glory, e così per tutto il resto del tour. Per lei, la presenza di questa formidabile donna è stata vitale nella formazione della sua carriera, aveva questa capacità di sollevarmi dalle mie tristezze e mi teneva sospesa, mi amava senza paura anche quando stavo cercando di sopravvivere alla mia fama. Era sempre ispirata e felice, in ogni situazione. Sapeva che l'unica cosa di cui mi importava davvero era la musica. La cosa che la fa più soffrire, è che non potrà mai più costruire dei ricordi con Sonia, e nel Memorial Gaga promette solennemente che si rivedranno, un giorno, quando anche lei morirà. Ma non è una richiesta di aiuto, tutt'altro, da quando Sonia non c'è più, Gaga è più che mai risoluta a trasformare la sua vita in un viaggio meraviglioso. Prometto di essere sempre più forte ogni giorno, un pochino più forte, per lei. Perché è quello che avrebbe voluto per me. Perché voglio essere più forte per tutti coloro che hanno perso qualcuno per colpa del cancro. Adesso, anche io faccio parte di quella famiglia. Giuro di essere una guerriera per lei, voglio che il dialogo continui e non smetterò mai di lottare. La amavo così tanto. Nel frattempo, sempre con lei, Gaga custodisce un ciondolo contenente parte delle ceneri di Sonia, e le porta sempre al collo, all'interno di una perla nera. Questo regalo così speciale lo ha ricevuto dal marito della manager, che era a conoscenza del meraviglioso rapporto tra queste due donne straordinarie.